Buongiorno, mi associo subito alle parole di Valentina per congratularmi con i vincitori di questa edizione, ma per congratularmi anche con gli esclusi, perché la commissione di valutazione ha avuto delle serie difficoltà a scegliere i progetti e con grande rimpianto ha dovuto escluderne molti validi, per cui i vincitori, onore al merito, ma onore anche a chi non ha potuto essere prescelto, ma speriamo possa comunque mettere in pratica il proprio progetto. Sarò più sintetica del direttore perché, come si diceva, i progetti dei musei sono più numerosi di quelli degli archivi. Sono stati presentati 45 progetti, purtroppo ne sono stati scelti soltanto 10, quindi sono questi 10 che io adesso vi presenterò. Sono molto vari tra di loro, come già detto, e intersecano vari temi, sono multidisciplinari sia nell'approccio sia nella strumentazione, per cui veramente dei progetti che promettono molto bene e che sono certa saranno realizzati in maniera specifica. Allora, il primo progetto si intitola Amarti ed è presentato dall'istituzione Bologna Musei, collezioni comunali da parte, istituto complessivo 11, scuola media Sapi di Bologna, in associazione con la classe creativa, il centro di documentazione Handicap, la società Afroparlante, l'associazione Laminare e lo studio di registrazione Morgana. Si tratta di un itinerario didattico multidisciplinare all'interno di Palazzo Gattuso, sapete le collezioni comunali d'arte e centro a Bologna, e con l'aiuto di una compagnia teatrale verrà organizzata una visita spettacolo al museo. E l'attenzione sarà puntata soprattutto su alcune sale, tra cui quella celebre di Tesere Ariano, di Pilato Paraggi, l'altra, la Galleria Bignoniana con le opere di Donato Cretti e alla Bosca Reccia. E ci sarà anche un'altra produzione di una sonorizzazione ad hoc, cosa che ritengo molto molto stimolante. Abbiamo qui la direttrice Carla Bernardini che guiderà, penso, e coordinerà tutte le creazioni. Altro progetto, Graziosi The Round, presentato dal Museo Civico d'Arte di Modena e dall'Istituto Superiore d'Arte 21 di Modena, con i partner di Arte Emilia Romagna, Scuola Alberghiera di Saramazzoni, Istituto Lazzaro Spallanzani, Comune di Savignano sul Panaro, Intersezione SRL, Consorzio Mercato Coperto Albinelli e la Federazione Italiana Amici della Bicicletta di Modena. Come ci tengo a segnalare tutti i partner, perché in questo modo è possibile capire come il museo e la scuola, che sono i partner obbligatori dei progetti ambientali e culturali, in realtà sono stati veramente capaci in molti progetti di coinvolgere una serie di soggetti della società civile, come si usa dire, che appartengono a settori molto diversi per creare e costruire dei progetti integrati. Dunque, questo progetto propone la realizzazione di strumenti comunicativi cross-mediali, quindi mappe cartacee che interagiscono con strumenti web e vogliono creare un itinerario alla scoperta di un artista locale, Giuseppe Graziosi, a partire dalla Gizzoteca Uideca. Dalla Gizzoteca poi il progetto si estenderà sul territorio in una sorta di esplorazione di un museo diffuso all'aperto. Sarà anche l'occasione di studiare il mondo contadino e culture rurali con una particolare attenzione alle abitudini alimentari tra 800 e 900 e esplorare il territorio anche attraverso l'uso della bicicletta. Altro progetto, questo giorno al museo, il museo è servito, questo è un progetto presentato dal MUPAC, il Museo dei Paesaggi di Terre di Fiume, del comune di Colorno, ospitato all'Aranciaia, e dall'Istituto Comprensivo Pierluigi Belloni di Colorno, Colorno provincia di Parma. Altri partner hanno una scuola internazionale di cucina italiana, sapete bene che all'interno della rete di Colorno c'è questa famosa scuola che fa dei corsi di cucina di livello internazionale, l'altro luogo di Colorno, il comune di Colorno, lo IAC, l'ufficio di informazione per coscienza turistica, e Elisa Pratizzoli, videomaker. Mi fa molto piacere che questo museo abbia presentato questo progetto, che siano stati in grado, perché è un museo che è stato ristrutturato ed è stato riaperto con un nuovo allestimento in tempi recentissimi, quindi sono diventati subito operativi e questo mi fa particolare piacere. Il loro progetto consiste nella ricerca di ricette tradizionali da riprodurre con l'aiuto dei maestri chef di
nominato il direttore dell'agricoltura Valdiano Mazzotti. Quindi complimenti anche per aver raccolto questa suggestione. Il prossimo progetto è la diversità del mio territorio, presentato dal Museo Naturalistico del Parco dello Stirone, ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale, e l'Istituto Comprensivo di Sasso Maggiore, altri partner, scuola media Pietro Urbani e l'archivio comunale di Fidenza. Dunque, il Parco dello Stirone ospita parecchie aziende che producono prodotti tipici e vuole incentrare il proprio lavoro su un percorso che valorizzi la biodiversità come bene dell'intero territorio. Quindi saranno visitate aziende per conoscere i prodotti tipici e comprendere il concetto di agricoltura sostenibile. Poi, in collaborazione con l'archivio storico comunale di Fidenza, la biblioteca del Parco e la biblioteca di Fidenza, si tratterà di individuare l'organizzazione del territorio rurale nel passato, di verificare quali cambiamenti sono avvenuti nel paesaggio, nelle coltivazioni e nelle abitudini alimentari delle popolazioni. Si realizzerà una mostra di cartelli con testi, foto e disegni, e anche questo è un progetto che ha come obiettivo essere pronto per l'Expo 2015 e anche direi Valentina per i paesaggi culturali del 2016 a Milano. Behind, l'attrazione al tuo piatto, è invece un progetto presentato dal Museo Civico di Scienze Naturali Malmerenghi di Faenza con l'Associazione Gruppo Speleologico Faentino e l'Istituto Comprensivo Statale Pascoli di Rioro Terme e Casa Roversetto, la scuola secondaria di primo grado Giovanni Dario ISSAR Pellegrino Artusi di Rioro Terme, Apicoltura Lombardi, Casa Museo Raffaele Bendardi e l'Osservatorio Nazionale del Miele. Indoviniamo, è un progetto incentrato su cosa? Sul miele naturalmente. E i ragazzi esploreranno il mondo delle api e cercheranno di prestare attenzione all'interazione tra api e territorio e come questi insetti siano influenzati dai recenti cambiamenti climatici. Verrà realizzato un video divulgativo sulla vita delle api e sull'utilizzo dei loro prodotti in collaborazione con gli studenti dell'Istituto Alberghiero che realizzeranno dei piatti innovativi di creatività a tavola a base di miele o prodotti apistici del territorio. Poi c'è un altro progetto navigato nella storia, Viaggio per queste parole, che viene presentato dal Museo della Marineria del Comune di Cesenatico e dall'Istituto Tecnico per il Settore Economico Molare di Sant'Arcangelo di Romagna, con il Museo Archeologico del Comito Dottor Giorgio Franchini, San Giovanni Comito, Comune di Soliano sul Fusicone, Comune di Sant'Arcangelo di Romagna, l'Associazione Ravennate Astrofili, l'Associazione Proroco di Sant'Arcangelo di Romagna, la Società Agricola Il Pagliaio, la dottoressa Cecilia Miraldoni, archeologa specialista, e la dottoressa Elena Maini, esperta archeologa. Il tema di questo progetto, che è molto suggestivo, è il viaggio e la comunicazione tra le persone nei diversi contesti attraverso la storia. Considerato da un lato il linguaggio non verbale, le immagini e la scrittura, con una particolare attenzione alla scrittura per affari commerciali e una sottolineatura della comunicazione intesa come parole ed idee in viaggio. Il viaggio attraverso strade, mari e tutte le vie possibili di comunicazione. Il punto focale di questo progetto sarà una delle barche del museo, deposito di storie, tradizioni e culture, quindi sul porto Canale di Cesenatico. Rimanendo in una zona marittima, di Ponte in Ponte, il progetto presentato dai Musei Comunali di Rimini e dal Liceo Classico Pedagogico Statale Cesare Bargimini, sezione classica di Rimini, con il Liceo Statale Volta Fellini di Riccione, sezione artistica, Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo, Associazione Forum Rimini Venture, Soprintendenza Beni Archeologici Emilia Romagna, fa piacere anche i colleghi del Ministero, Associazione Sport Dilettantistica La Pedivella, MIUR, ambito territoriale per la provincia di Rimini. In questo caso vengono studiati i ponti storici, in occasione del bimillenario del ponte sul Marecchia, voluto da Augusto e concluso da Tiberio, nel settimo conquisto. A questi verranno associati anche
desolata il ponte di San Vito. Sarà indicato, quindi sarà ideato in un certo modo un percorso ciclabile di interesse anche turistico con un corso informativo tascato in multilingue e l'azione grafica di un marchio logo e di una segnaletica informativa lungo il percorso. Quindi gli studenti vogliono farci conoscere i ponti del Riminese attraverso un percorso ciclabile, quindi mi sembra un'ottima idea. E adesso invece torniamo nell'Emilia occidentale con Bobbio 2.0, presentato dal Museo della Città di Bobbio e dall'Istituto Comprensivo di Bobbio, con CEAS Patrecchia. E in questo caso invece abbiamo la realizzazione di 4 spot promozionali per la valorizzazione del patrimonio dell'area di Bobbio e in genere per la sensibilizzazione nei confronti del patrimonio culturale locale. Quindi gli studenti seguiranno alcune lezioni introduttive sul patrimonio con visite in loco e poi alcune lezioni, questo è molto interessante, sulle le conoscenze e le competenze trasversali, alcune lezioni di tecnica pubblicitaria e di produzione video, al termine delle quali si passerà alla fase pratica e gli alunni dovranno creare proprio e realizzare la sceneggiatura di uno spot da 30 secondi o da 70 secondi e poi dedicarsi alle riprese e al montaggio. Questi 4 spot tratteranno 4 temi: la storia, l'arte, la natura, in particolare il fiume e la gastronomia, Maccheroni di Bobbio. Poi verrà creato un canale YouTube del museo dove i video saranno messi online. Quindi la valorizzazione veramente, e mi piace molto questa idea di fare che siano i ragazzi a fare la pubblicità al patrimonio culturale del loro territorio. Poi c'è Mi piace, sguardi sovrapposti per San Martino in Rio, presentato dal Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale, Comune di San Martino, Istituto Comprensivo di San Martino, Scuola Secondaria di Primo Grado Allegri, in collaborazione con Biblioteca Civica di San Martino in Rio, sempre all'interno della Rocca, l'Ufficio Cultura del Comune e Fabio Boni fotografo. In questo caso i ragazzi approfondiranno la conoscenza della Rocca e poi faranno una campagna fotografica scattando le foto di San Martino in Rio accompagnati da un fotografo professionista. Alla fine verrà creata una mostra che metterà a confronto gli scatti dei ragazzi con quelli del fotografo e il nucleo delle cartoline storiche del paese, quindi tre fasi, diciamo, tre nuclei di fotografie, quelle dei giovani, quelle di un fotografo adulto che lo fa di mestiere e le foto storiche di San Martino, e sarà credo un confronto molto stimolante. Ultimo progetto, continuiamo la storia, presentato dal Museo Civico di Ostellato nel Ferrarese, Comune di Ostellato e dall'Istituto Olio Vergani, insieme all'Istituto Agrario Fratelli Navarra di Ferrara e con la partecipazione di Atlantide Coop Sociale, che è una società che gestisce molti dei luoghi culturali del tavolo della provincia. Con il progetto Coltiviamo la storia si intende realizzare un'indagine storica del territorio ferrarese, in modo particolare dedicata alle evoluzioni delle condizioni agroalimentari locali e delle abitudini alimentari. L'indagine sfocerà nella realizzazione di una mappa di comunità che, come sapete, è uno degli strumenti principe per la partecipazione sociale legata ai prodotti tipici nei diversi periodi storici, quindi un'evoluzione proprio dell'alimentazione nell'area ferrarese, nell'area edilizia e la preparazione di un ricettario storico da presentare durante la manifestazione gastronomica Zucca in Festa, alla quale spero che saremo tutti invitati. Grazie mille.